Buongiorno, rieccoci sul canale. Questo è un altro acquisto effettuato oggi, siccome è uscito alla Lide questa pistola sparapunti ricaricabile e avendo tutta la serie degli altri attrezzi, tra cui trapano, battente, tra poi avvitatori vari, ho deciso anche di prendere questa pistola sparachiodi. Allora, possiamo vedere come caratteristiche ha la solita batteria ricaricabile da 20 volts. Poi dice, andiamo a vedere assieme, all'interno della confezione ci sono dei chiodi per provarla e nient'altro, le caratteristiche dietro. Allora, vediamo cosa dice queste caratteristiche che possono servirci. Allora, la ricarica di un'ora della batteria da completamente scarica per graffe che vanno da 15 mm a 25 mm e chiodi da 15, 20, 25 e 32. Quindi buona come sparapunti. Adesso andremo a vedere all'interno. Togliamo i sigilli. Ok, dotata di chiusura metallica. Togliamo la fascetta di sicurezza e così possiamo vedere all'interno come si presenta. Eccola. Allora, come possiamo vedere, manuale di istruzione. In italiano, in spagnolo, in inglese, dove viene riportato le varie parti e il funzionamento. Poi ci abbiamo il solito caricabatterie della PacSci della serie X20, quindi questo è da 20 volts. Poi abbiamo una scatola di chiodi da provare, vediamo all'interno come sono. Ecco qua, quindi ci abbiamo una parte di chiodi, eccoli, e una parte di graffe che poi andremo un attimo a provare a vedere il funzionamento. Ed ecco qua il cuore di questa bellissima scatola, la pistola massiccia. Poi andremo anche a vedere il peso qua per togliere e caricare i punti. Una scala graduata che indica i punti residui all'interno. La batteria sfilabile come su tutta l'altra serie, schiacciando e tirando indietro. Poi la possibilità di controllare lo stato della batteria schiacciando soltanto il tasto. Poi la possibilità di regolare la fase di penetrazione dei chiodi, che va da 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 6 posizioni di regolazione. Sul tappo possiamo vedere che è segnato il più e il meno e al centro c'è il disegno di una graffetta U, quindi probabilmente questa posizione sarà quella idonea per sparare i punti a U. Quindi quando si aziona la solita lucetta, eccola, ok, tasto di sicurezza, quindi c'ha questo tasto di sicurezza, questo tasto per effettuare lo sparamento di chiodi e in più la sicura. Perché se non è pressato sull'oggetto non avrà il consenso di sparare i chiodi. Questo è normale perché potrebbe sennò essere ritenuta come un'arma se non ci fosse questo, che potrebbe sparare i chiodi e fare male. Adesso andremo a vedere il suo peso. Ecco qua. Il suo peso si attesta a 2,3 kg. È un bel attrezzino. Adesso la cosa che rimane da fare è caricarla
e provare a fare alcuni punti di aggraffatura per vedere effettivamente la potenza di penetrazione. Adesso andremo a prendere un po' di legno per vedere come funziona. Eccoci per provarla. Qua abbiamo preso un ciocchetto di legno stagionato. Andiamo a inserire i colpi. Allora, proviamo prima con i chiodi. Ecco qua, come potete vedere con l'indicatore, quindi ci potremo anche regolare durante l'utilizzo dei vari punti che rimangono all'interno. Allora, partiamo dalla potenza minima. Ecco qua, questa è potenza 1. Quindi mi raccomando, cliccare. Ecco qua, anche solo a potenza 1, comunque è completamente sparito all'interno il chiodo. Non si vede nemmeno la testa. Proviamo sul lato per vedere anche se è più duro, vedere se cambia qualcosa. No, no, come possiamo vedere l'affondamento c'è stato. Proviamo un attimino a portarla al massimo, però penso che già a uno qui sia più che sufficiente su questo legno. Eh sì, rimane addirittura leggermente impressa la siena, la forma del battente, quindi comunque c'è una buona penetrazione. Sì, decisamente sì. Non è immediato, comunque quando voi andate a schiacciare non è immediato l'arrivo del colpo, quindi preparatevi che ci metterà una frazione di secondo. Ecco qua, sentite, carica e spara. Carica e spara, quindi non è una cosa immediata, ricordatevelo, non è come cliccate e parte subito il colpo, ci mette una frazione di secondo. Adesso cambiamo i punti per vedere un attimino, e questi sono quelli a U. Ok, però lo stesso partiamo dal minimo per regolarci. Ok, questo è il minimo. Anche qua, come potete vedere, comunque si sente appena appena. Proviamo a mettere la regolazione dei chiodi. Essendo nuova è un po' dura come regolazione, però sicuramente poi col tempo si farà. No, perfetta. Questa no, questa è andata a vuoto. Quindi questi punti fino in fondo, come potete vedere, le graffette le ha mandate giù. Questa, beh, questa era una potenza più bassa. Allora, i chiodi, parliamo di chiodi da 19 di lunghezza, e stessa cosa anche per le graffette, sì, 18,74, sì, 19, ecco. Adesso la proveremo fuori a vedere un attimino come si comporta sull'intonaco, a vedere nel muro quanto riesce a piantare questi chiodi. Quindi proseguiremo questa prova all'esterno. Eccoci, adesso proveremo sul muro. Ecco, come possiamo vedere, sono stati inseriti in profondità. Questa invece è con la potenza minima. Ecco, su un altro tipo di legno, graffetta U, potenza minima. Come potete vedere, comunque è andato letteralmente in fondo. Cambio con i chiodini, sempre a potenza minima 1.
sparisce completamente all'interno. Che dire, per me è più che promossa, pieni voti. Fatto le varie prove, non mi ha dato problemi. Adesso l'unica cosa, bisognerà vedere soltanto col tempo se rimarrà affidabile o meno. Però avendo avuto tuttora altri utensili della Parkside, problemi non avuti, specialmente col trapano, con l'avvitatore. Il trapano farò una recensione perché lo stanno riproponendo adesso lì, ed è veramente un ottimo acquisto, perché è un trapano battente. Io l'ho usato addirittura per sbloccare delle viti da un motore che non riuscivo a svitarlo, e mettendo il battente su quello le ho svitate senza danneggiare nulla. Comunque, se vi è piaciuta questa recensione, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Prossimamente ci saranno ulteriori test di altre cose e quindi potrò tenervi informati. Grazie ancora della visione.